Buongiorno a tutti, sono Andrea Mangiatordi dell'Università degli Studi di Milano Bicocca e con grande piacere sono qui ad aprire questo evento, questo seminario di 3 ore che vedrà diversi ospiti che dal pubblico potete vedere già sullo schermo appena collegati e ci scusiamo per questi 5 minuti tecnici di ritardo. Ma siamo ora pronti a partire con questa giornata. Il programma è visibile sulla locandina, ma darò ora prima di tutto un riassunto di quello che succederà questa mattina e poi inizierò con la descrizione di questo progetto. Salutando i colleghi che sono collegati, vi dico che ci sarà una prima metà della mattinata condotta dalla professoressa Gabriella Seveso, nella quale interverranno nell'ordine il professor Martino Negri, la professoressa Tiziana Pironi, la professoressa Paola Trabalzini, la professoressa Francesca Zaninelli e il professor Andrea Bobbio. In questa prima metà partiremo dalla dimensione storica del progetto e ci collegheremo ad alcune tematiche importanti del pensiero di Maria Montessori di quello che sta emergendo dal lavoro che vi racconteremo. Nella seconda metà della mattinata, invece, avremo due dialoghi, due interviste, dove Luisa Zecca introdurrà, presenterà e intervisterà la professoressa Elisabetta Nigris e la professoressa Milena Piscozzo, dirigente dell'Istituto Riccardo Massa, che è anche capofila della rete della sperimentazione del metodo Montessori nella scuola secondaria di primo grado. Dopodiché, la professoressa Barbara Balconi intervisterà il professor Tommaso Monestiroli, architetto del Politecnico di Milano, che sta curando, che ha progettato e sta, cioè, in questo momento coordinando il cantiere della costruzione della scuola di Inveruno, di cui ci racconteranno appunto più tardi. Vedo dalla chat che arrivano i primi saluti e vi voglio comunicare da subito che c'è un canale aperto per voi. Ora sto incollando un messaggio nella chat, lì troverete un link che vi permetterà di inviarci domande, commenti, pensieri. Io li visualizzerò e mi coordinerò con chi dirigerà i diversi panel per poter gestire al meglio la comunicazione e selezionare alcune domande. Non riusciremo a dar voce a tutte le domande, ma faremo del nostro meglio, diciamo, per coprire tutte le tematiche principali. Detto questo, vi do due coordinate su questo progetto. È un progetto di ricerca di durata triennale, il cui titolo completo è Maria Montessori tra storia e attualità, ricezione e diffusione della sua pedagogia in Italia a 150 anni dalla nascita. È un progetto coordinato dalla professoressa Tiziana Pironi, che è qui presente, dell'Università di Bologna, e che vede coinvolte quattro università, quattro atenei. Uno è ovviamente quello di Milano Bicocca, per il quale siamo qui oggi. L'Università di Milano Bicocca avrebbe ospitato volentieri l'evento in presenza, ma ancora era complicato organizzarlo, quindi abbiamo mantenuto questa modalità in streaming. Le altre due unità coinvolte sono l'Università LUMSA di Roma, la cui squadra, il cui team è guidato dalla professoressa Paola Trabalzini, che interverrà proprio insieme anche a Tiziana Pironi nel panel storico, in questo primo panel. E poi abbiamo l'unità di ricerca della Val d'Aosta, dell'Università della Val d'Aosta, del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, guidata dal professor Andrea Bobbio, qui presente anche lui. Dico, visto che ho già intravisto qualcuno che ha chiesto nella chat, come indicato nella locandina, sarà possibile
ricevere un attestato di presenza a questo evento, anche se non avete, se non vi siete iscritti e vi siete collegati soltanto oggi, sarà possibile riceverlo. Vi contatteremo noi attraverso una casella email istituzionale, legata a questo progetto. Bene, credo di aver, diciamo, almeno delineato il quadro del perché siamo qui. Come ultima cosa saluto anche gli altri membri, delle unità di ricerca che sono collegati e che ci stanno dando segnalazioni della loro presenza. Sono presenti qui dentro e anticipo che durante la mattinata sarà reso disponibile su YouTube un elenco, una playlist di video di approfondimento su alcune tematiche che toccheremo anche nella mattinata di oggi. In quella stessa playlist, che sarà disponibile dalla pagina originale di presentazione dell'evento, di cui più tardi darò di nuovo tutti i riferimenti, dicevo, saranno visibili questi video di approfondimento e lì pubblicheremo anche le registrazioni degli interventi di oggi. Quindi tutta la documentazione sarà disponibile perché l'idea un po' generale del progetto è quella di raccogliere. Ve lo vedrete tra poco, la maggior quantità possibile di materiale in diverse direzioni e soprattutto di renderlo disponibile, di contestualizzarlo in modo tale che sia accessibile poi a un pubblico vario. Allora, passo alla mia presentazione per oggi, che in realtà consta di una sola slide introduttiva, perché quello che vi sto per presentare è diciamo, l'aspetto più tecnico e tecnologico, se vogliamo, del progetto, che è legato proprio alla dimensione della mappatura, al tema della mappatura. Le varie unità di ricerca di cui vi ho parlato poco fa stanno a vario titolo lavorando per raccogliere, per rendere disponibile, organizzato del materiale già edito, ma non immediatamente accessibile a tutti, presente negli archivi o in alcuni casi più fortunati disponibile in archivi online. E questo lavoro di mappatura ci sta permettendo di produrre quello che vedete in anteprima in questa immagine che sto proiettando sul mio schermo e che ora vi farò vedere dal vivo. Si tratta di una mappa interattiva che mostra le scuole montessoriane e eventi legati alla figura di Maria Montessori che sono accaduti dal 1908, dal 1907, ad oggi. Per ora, diciamo, l'ambito di copertura della nostra mappa va dal 1908 ad oggi. È una mappa ancora in progress, è un lavoro che stiamo svolgendo, non vedrete dei dati completi su questa mappa, ma l'intenzione di oggi è farvi vedere già un buon livello di raccolta e di organizzazione di questi dati e anche farvi comprendere le potenzialità di questa piattaforma. Ora un solo attimo e passo a presentarvela rapidamente. Ecco qui. Allora, in questo momento state vedendo sui vostri schermi una proiezione dell'oggi e in particolare della situazione lombarda. Parto da qui perché è da qui che siamo partiti con il progetto. In carico specifico dell'unità di ricerca di Milano Bicocca è proprio la costruzione di questo strumento, di questa mappa, e abbiamo utilizzato la situazione attuale delle scuole montessoriane in Lombardia come punto di partenza. I pallini numerati che vedete sulla mappa indicano che in quel punto c'è un raggruppamento di scuole molto vicine tra loro e che è progressivamente esplorabile. Dopodiché, ogni elemento sulla mappa porta a una scheda di approfondimento legata
alle diverse istituzioni. L'aspetto interessante di questa mappa è che non è semplicemente la mappa dell'oggi, ma è appunto una mappa storica. Proviamo, per esempio, ad andare indietro di 100 anni. Un secolo esatto fa, questa era parte della situazione. Qui non abbiamo ancora dei dati completi, questi sono i dati certi al momento, però possiamo vedere come, per esempio, era ancora attiva la Casa dei Bambini di Via Solari a Milano. In questo caso vi sto mostrando anche la scheda relativa alla Casa dei Bambini, che è stata la prima Casa dei Bambini fondata a Milano, nel quartiere appunto Solari, un quartiere operaio. Per darvi un'idea del tipo di dati che poi stiamo raccogliendo, o meglio, che stanno raccogliendo le diverse unità, in particolare. In questo momento i dati qui raccolti provengono dal lavoro che ci illustreranno la professoressa Pieroni e la professoressa Trabalzini dalle unità di Bologna e Roma Lumsa. Dicevo, in questo caso abbiamo dei riferimenti bibliografici di dove appaiono notizie relative a questa scuola. Tornando invece alla mappa, e facendo un salto in avanti, in questo caso da quel 1921 a solo 10 anni dopo, il 1931, vedete una mappa molto più ricca, con moltissimi punti e la possibilità di esplorare un grande numero di istituzioni che sono raccolte con lo stesso metodo che vi ho spiegato prima e che sono quindi visibili appunto di nuovo su questa mappa, che è geograficamente la mappa dell'Italia di oggi, ma con sovrapposti dei dati di scuole che esistevano e che in molti casi non esistono più. Già nel 1932 abbiamo meno dati, vi spiegherà poi Paola Trabalzini come mai. Dicevo prima che qui dentro vengono mappate scuole, ma anche eventi, e allora vi faccio proprio un esempio, prima di dare la parola al panel storico-culturale che caratterizza questa prima metà della mattinata, per dirvi come, ad esempio, più tardi Martino Negri vi parlerà di un convegno dell'Unione Italiana dell'Educazione Popolare che si svolse nel 1916 presso la sede della Società Umanitaria. E di questo vedremo poi alcuni elementi documentali che pure sono raccolti e resi visibili qui dentro. La mappa, non l'ho precisato prima, non è ancora pubblica, sarà pubblicata nei prossimi mesi, quando avrà raggiunto anche una stabilità, una pulizia dei dati maggiori, però queste in buona sostanza sono le sue funzionalità al momento e i dati che abbiamo raccolto al momento. Più tardi, per esempio, la professoressa Pironi vi racconterà di questo caso particolare del 1960, in cui abbiamo notizia, per esempio, nel Messinese di ben 10 case dei bambini, 10 scuole a metodo montessoriano, di cui però sappiamo poco rispetto agli anni precedenti o successivi. Con questo, diciamo, ho finito di mostrarvi la mappa, eventualmente ci torneremo durante le altre presentazioni che seguiranno, e aggiungo solo un paio di annotazioni. È un lavoro molto complesso, molto lungo, che pone dei problemi perché a volte abbiamo dei nomi geografici che non è possibile mappare automaticamente, bisogna recuperare manualmente l'indicazione di dove fosse quella determinata via o dove si trovi quella particolare frazione di un paesino in Toscana, per esempio, dove sorgeva una casa dei bambini, ed è un lavoro che si basa su una raccolta di dati che è stata condotta finora da due collaboratori delle unità di ricerca che ho citato prima, e con piacere menziono anche i loro nomi, visto che hanno fatto un grande lavoro di tabulazione di questi dati, sfogliando riviste di cui poi vi verrà detto tra poco. E si tratta di Emma Perrone per l'unità Lumsa e di Gabriele Brancaleoni per l'unità di Bologna.
Le possibilità che si aprono ora sono anche quelle di organizzare dei percorsi tematici dentro questa mappa. Avete visto che io, tramite dei segnalini con gli anni, sono saltato rapidamente da un anno all'altro, ma l'idea è che in questo modo si possano costruire dei collegamenti tra gli eventi, i luoghi e creare anche dei percorsi visitabili autonomamente. Non mi resta che a questo punto ringraziare di nuovo i miei colleghi che sono qui, ringrazio tutti voi del pubblico che siete intervenuti, in questo momento siete 252 e cedo la parola con un po' di anticipo rispetto al programma in modo da avere tempi più agevoli alla professoressa Gabriella Seveso che condurrà il panel storico. Grazie Andrea e grazie a tutti per la vostra partecipazione, a coloro che parleranno, a coloro che ci ascoltano e che porranno le loro domande. Il mio compito è un compito sicuramente arduo, cioè coordinare questo panel storico che si intitola, come avete visto, Tracciare relazioni, eventi, storie. Perché ci stiamo ancora occupando di Maria Montessori dal punto di vista storico? Montessori è un'autrice copiosa e produttiva, così come molto abbondante risulta la letteratura su di lei. Nonostante questo, ancora molto dal punto di vista della ricostruzione storica ci resta da scoprire. Le relazioni che questa autrice ha intessuto nel corso della sua lunga opera e anche della sua lunga vita sono molto numerose, sono articolate e sovente presentano degli intrecci che sono ancora inesplorati. Le competenze attuali di chi opera nei servizi educativi e nella scuola sono ormai molteplici. Parlo degli insegnanti che in questo momento ci stanno ascoltando, degli educatori. Voi ormai siete chiamati a essere anche ricercatori, a essere coloro che progettano i loro interventi e sicuramente una riflessione attenta su modelli, su nodi concettuali di un'autrice così importante nel nostro panorama nazionale e internazionale ci può permettere di affrontare con la necessaria consapevolezza il rapporto tra teoria e pratica educativa e scolastica e quindi di svolgere concretamente un'azione che sia pedagogicamente valida. In questa nostra prima parte della mattinata potremo ascoltare alcuni interventi che riflettono sui dati ricavati dall'analisi di alcune interviste. Almeno i primi interventi parleranno appunto di questo. A questo proposito vi ricordo che le ricerche d'archivio in generale e soprattutto riguardo a Montessori e alle sue allieve ancora conservano documenti e fonti inedite, che possono essere delle fonti molto ricche da analizzare e da interpretare. Penso in particolare ai carteggi, ma penso anche appunto alle riviste, a documenti anche amministrativi che però ci appaiono molto significativi, molto importanti, ai diari, alle prove d'esame delle allieve. Pensate che noi abbiamo trovato presso l'archivio della Società Umanitaria di Milano le prove d'esame che concludevano i corsi di formazione delle allieve organizzati dalla Società Umanitaria della Montessori. E si tratta di prove molto interessanti perché ci mostrano in maniera molto icastica, molto significativa, l'immagine e il profilo professionale di insegnante che la Montessori aveva in mente e che vi assicuro è estremamente attuale, cioè è proprio un insegnante che sa osservare, documentare, progettare, sa riflettere sul proprio lavoro come un vero e proprio professionista riflessivo e quindi si avvicina proprio a quel tipo di insegnante che adesso è richiesto nelle nostre scuole. Per quanto riguarda gli archivi, attualmente in alcuni casi ci è possibile attingere a questi documenti anche in forma digitale, con nuovi sistemi di ricerca che ci permettono di rintracciare legami interessanti. Faccio riferimento, per esempio, a quello di cui vi parlerà il professor Negri. Noi abbiamo attinto a delle riproduzioni digitali che sono state rese possibili dal progetto Carta Canta della Regione Lombardia,
che ha digitalizzato una mole consistente di articoli, di riviste che si trovavano su cartaceo in uno stato comunque di purtroppo di pericolo di deperibilità. Ma il fatto che si stia passando a una digitalizzazione non riguarda solo la tutela e la conservazione. Vi ricordo che questo passaggio alla digitalizzazione è un passaggio epistemologico, è un passaggio che ci pone interrogativi importanti per quanto riguarda le metodologie di analisi, le modalità di interpretazione, la postura dei ricercatori. Ed è un passaggio interessante anche per chi svolge il lavoro di insegnante, perché può essere interessante anche per un insegnante, un educatore, accostarsi al patrimonio storico anche sotto forma di digitalizzazione. Vi faccio un esempio che mi ha colpito molto, che ho appunto ritrovato in alcuni documenti che sto leggendo rispetto a questi temi. Pensate che una ricerca ha proposto a dei ricercatori umani, tra virgolette, di catalogare dei testi letterari indicando quali di questi te te testi letterari appartenessero al genere della commedia. Gli stessi testi letterari sono stati inseriti in un programma, ovviamente in un computer, e è stato ovviamente organizzato il programma in modo che dovesse catalogare quali testi letterari appartenessero al genere commedia. Ora, alla fine della ricerca, i testi classificati come commedia dagli esseri umani erano uguali a quelli classificati come commedia dal computer. Il problema qual era? Che gli esseri umani avevano, diciamo, proposto questa catalogazione in base a dei criteri, cioè il loro criterio riguardava una serie di temi e di immagini che emergevano in questi testi. Il programma computerizzato li aveva classificati in base invece a delle ricorrenze di alcune parole o addirittura di alcune parti di termini. Ora, cosa ci dimostra questa ricerca? Ci dimostra che utilizzare la digitalizzazione, i programmi computerizzati, significa entrare in contatto con nuovi modi di fare ricerca che non sono necessariamente né migliori né peggiori, ma ci aprono nuove piste di indagine, ci consentono di riflettere su altri aspetti dei documenti che noi stiamo analizzando senza il programma computerizzato. Quindi l'analisi del programma è un'analisi in più, è un'analisi che entra in dialogo con quella degli esseri umani. Cambia quindi il nostro modo di accostarci ai documenti, si aprono nuove piste di indagine e di interpretazione. E noi proprio a partire da questo stiamo analizzando i documenti e stiamo catalogandoli sia nell'unità di Milano Bicocca, ma anche in quella LUMSA, nell'unità di Bologna, per cercare di arrivare a quella che il professor Mangiatore di prima ha proposto, una mappatura che sia anche una mappatura interattiva, cioè un domani. Poi chi fruisce di questa mappatura può comunque ritrovare, per esempio, cliccando su un punto, ritrovare delle citazioni, dei contenuti, dei documenti, dei documenti iconografici che possono essere significativi. In questo modo abbiamo la possibilità di rendere la vita storica, diciamo così, i documenti storici come qualcosa che è fruibile nell'immediato e che ci può essere molto molto utile, al di là dell'aspetto di curiosità e dell'aspetto emotivo, cioè al di là di questo impatto, ma anche con un'attenzione proprio alla ricerca e alla riflessione su quanto emerge dai dati storici e su quanto abbiamo poi nella nostra realtà. Per quanto riguarda invece gli altri due interventi che troveremo in questo panel, sono interventi che non si dipanano a partire dall'analisi di riviste, ma riprendono invece in maniera molto interessante alcuni spunti da opere montessoriane. Questi spunti sono apparsi molto significativi e molto imprescindibili per le emergenze educative attuali. Siamo in un momento storico particolare in cui certamente alcuni temi ci appaiono come urgenti, gli spazi, le relazioni, il dialogo interculturale.
Si tratta di temi che in realtà Montessori ha affrontato con uno spirito che definirei profetico, cioè si è rivelata antesignana di riflessioni che ancora oggi, in epoca di transizioni, di migrazioni, anche di pandemia, ci appaiono veramente illuminanti. In questo senso mi sembra importante riaccostarsi a dei testi storici per riuscire, come ho già accennato prima, ad avere una possibilità di riflessione più attenta, più accurata, ma soprattutto più consapevole rispetto agli eventi che ci toccano oggi come educatori e come insegnanti e anche come ricercatori. Quindi questi due eventi conclusivi fungeranno poi da cerniera per la seconda parte della nostra mattinata che vi condurrà invece verso percorsi che sono di attualità. Per quanto riguarda l'ordine dei nostri interventi nel panel storico, avevamo pensato dapprima di dare la parola alla professoressa Pironi, che è il principal investigator di questo progetto, poi invece tra di noi ci siamo accordati perché ci sembrava interessante posizionare gli interventi seguendo un criterio diacronico, quindi seguendo un criterio che ovviamente ci permetterà di ascoltare e di ricostruire a partire dagli eventi che sono più lontani nel tempo fino ad oggi. In questo modo ascoltatori e ascoltatrici e anche noi possiamo seguire eventi, relazioni e storie a partire dai primi due decenni del Novecento per arrivare fino a noi. Quindi io partirei con questo viaggio nel tempo, lasciando la parola al professor Martino Negri, che insegna letteratura per l'infanzia e didattica della letteratura presso la nostra università. Si è occupato della forma testuale dell'albo illustrato e della sua evoluzione nei secoli XIX, scusate, e XX. Complementare a questa linea di indagine di matrice storico-letteraria è il suo lavoro di riflessione sulle ragioni e le modalità di incontro tra bambini e libri. Tra le sue pubblicazioni ricordo Bambini e poesia in Italia dall'Ottocento ad oggi, ricostruzioni storiche, ipotesi interpretative, Pierino Porcospino, prima icona della letteratura per l'infanzia, e La scuola dei giocattoli di Antonio Rubino, un progetto di editoria didattica degli anni 20. Quindi la parola al professor Negri. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, grazie Gabriella per questa introduzione. Io dirò due parole sul lavoro che stiamo facendo noi storici dell'unità milanese del progetto PRIN. Noi storici, cioè Gabriella Seveso e io, ci stiamo occupando in particolare della rivista La Cultura Popolare nell'arco di tempo che va dal 1911 al 1922. Quando diciamo si chiude un certo periodo della rivista, anche perché poi con la morte di Osimo, che era direttore, oltre che essere il segretario dell'Umanitaria, segna un cambiamento di epoca. Questa rivista è particolarmente interessante nell'ottica della costruzione della mappa storica, di cui Andrea ci ha illustrato, seppur per accenni, il disegno, perché questa rivista traccia, racconta in maniera molto, come dire, molto articolata e molto densa la storia del rapporto tra Maria Montessori e la società umanitaria. Una storia che è iniziata nel 1908, quando poi sarebbe stata fondata la prima casa dei bambini di Via Solari, e che nasce da una convergenza di sentire tra la Montessori stessa e Augusto Osimo, il segretario appunto dell'Umanitaria. Va detto che questa convergenza di sentire è legata a un'idea che è quella dell'infanzia come questione sociale. L'Umanitaria era nata alla fine dell'Ottocento con l'intento, con la missione precisa, leggo dall'articolo 2 dello Statuto: scopo della società umanitaria è di mettere i diseredati senza distinzione in condizione di rilevarsi da sé medesimi, procurando loro appoggio, lavoro e istruzione. Quindi c'è l'idea di, per gli ultimi della società, offrire delle occasioni di formazione, di lavoro, in modo tale che autonomamente, costruiti questi strumenti, si possano risollevare
da sé medesimi. E questo, come dire, è un concetto cruciale perché ci aiuta a capire in che modo la Montessori e il suo pensiero abbia intersecato e si sia intrecciato poi tanto fecondamente alla missione dell'umanitaria. Perché? Perché per Montessori i bambini sono in un certo senso gli emarginati della società, perché sono in qualche modo non sono ascoltati, non si lascia loro uno spazio di autonoma costruzione di un ordine interiore che poi li condurrà a essere liberi. Detto in maniera veramente molto, molto sintetica, citando dal Segreto dell'infanzia, che è un volume montessoriano più tardo, mi riferisco per farvi capire questo legame tra infanzia e diseredati, l'idea che si parli l'infanzia sia una martire sconosciuta. L'infanzia come vittima della fatica scolastica, condannata a pena perpetua. Cito ancora, che cos'è l'infanzia? Un disturbo costante per l'adulto, preoccupato e stancato da occupazioni sempre più assorbenti. Non c'è posto per l'infanzia nelle ristrette case della città moderna. Non c'è posto per essa nelle vie. Gli adulti non hanno tempo di occuparsene. Sto citando in maniera, come dire, a passi, a balzi, perché il tempo è davvero esiguo. Soprattutto, parlando dell'infanzia, la situazione è simile a quella di un uomo privo di diritti civili e di un ambiente proprio, un essere relegato ai margini della società che tutti possono trattare senza rispetto, insultare e castigare, in forza di un diritto conferito dalla natura, il diritto dell'adulto. Quindi, dicevo, c'è un comune sentire legato anche ad alcune idee fondamentali sull'uomo, sull'educazione e sulla società, che fanno sì che tra Montessori e l'umanitaria nasca una relazione fecondissima che si sarebbe sviluppata nel tempo e che avrebbe avuto a che fare con l'istituzione delle case dei bambini milanesi nel 1908, nel 9 e più tardi, ancora nel 13 e nel 14. E poi La Cultura Popolare, questa rivista che ha dato spazio non solo ad articoli della stessa Montessori, come ad esempio, come dire, quando la scienza entrerà nella scuola, articoli sul pensiero di Montessori, ma anche organizzazione di convegni, di esposizioni, nonché la promozione e l'istituzione di corsi di formazione per insegnanti. A questo anche alludeva la professoressa Seveso. Quindi c'è una presa in carico della rivoluzione montessoriana da parte dell'umanitaria e di Osimo in particolare. Non solo, la cultura popolare è anche un luogo dove vengono pubblicati estratti dai diari degli insegnanti, perché non dobbiamo dimenticare che in questa fase, diciamo, aurorale di sperimentazione del metodo, le case dei bambini diventano dei veri e propri laboratori dove le insegnanti, come si accennava prima, devono esercitare l'arte dell'osservazione, dell'ascolto, devono mettere in pratica quello che hanno imparato nei corsi di formazione creati ad hoc da Montessori e dalle sue prime e con l'aiuto delle sue prime allieve. E quindi la cultura popolare è un serbatoio di fondamentale importanza rispetto alle informazioni che ci consentono di ricostruire quel momento storico, quel secondo, in particolare quel secondo decennio del Novecento, sul quale la professoressa Seveso e io ci stiamo concentrando. E per farvi un paio di esempi, andando già a chiudere questo brevissimo intervento, posso citare gli esempi di alcuni numeri del 1915, dove vengono citati estratti dai diari di questo insegnante, Ponticelli o Pontinelli, diciamo che sulla cultura popolare compare con i due diversi nomi e ancora non c'è un fascicolo all'umanitaria, quindi non siamo ancora riusciti a capire quale dei due nomi sia quello corretto, ma questo è anche un po' il fascino della ricerca storica, perché si trovano tracce e poi si devono seguire queste tracce per cercare di illuminare laddove ci sono ancora delle ombre. E ancora il convegno a cui faceva riferimento prima Andrea Mangiatordi, promosso nel 1916 dall'Unione Italiana dell'Educazione Popolare in Milano e al quale era collegata un'esposizione. E questa esposizione è un'esposizione che ebbe davvero una grandissima rilevanza. Siamo nell'ottobre del 1916, l'esposizione che si terrà in parte nella Sala degli Affreschi dell'Umanitaria stessa e in parte nel Teatro del Popolo. Che cosa presenta? Presenta materiali che arrivano da tantissime
scuole a metodo montessoriano. Siamo nel 16, un momento davvero un po' magico. La relazione di Anna Fedeli in quell'anno parla proprio della, come dire, del metodo Montessori che si presenta ora in tutta l'importanza della sua realtà storica. È un qualche cosa di molto ampio e di molto concreto che riguarda non tanto e non solo scuole italiane, ma scuole in tutta Europa, negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Spagna. Beh, e vado a chiudere l'intervento. In questa esposizione erano presenti fotografie dalla Casa dei Bambini dell'Istituto dei Relitti di Milano, relazioni, fotografie e lavori dall'Asilo Infantile Israelitico di Milano, fotografie e lavori dalle Case dei Bambini di Roma e di Cuneo, ancora dalla Prima Casa dei Bambini di Parigi, dalla Casa dei Bambini nel Rifugio dei Profughi Belgi, sempre a Parigi, dalla Scuola Montessoriana del London Country Council, fotografie, lavori, programmi, ancora dal Hindhars, da Sway School of Hampstead, da tantissimi luoghi. Abbiamo la possibilità di ricostruire, sebbene solo attraverso delle descrizioni, quello che era il modo in cui il metodo si stava diffondendo molto concretamente in tantissime scuole italiane ed europee. Io, come dire, avrei davvero moltissime altre cose da dire, ma il tempo è terribilmente tiranno in questo caso. A me interessava solo darvi un'idea minima di quelli che sono i materiali che poi andranno a confluire nella mappa, di cui Andrea Mangiatordi ci ha illustrato brevemente il funzionamento. Vi ringrazio dell'attenzione. Grazie al professor Martino Negri. In effetti, purtroppo dobbiamo ricordare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici che il tempo è tiranno e quindi questi interventi sono interventi che danno degli spunti e degli stimoli molto sintetici che poi possono essere approfonditi. A questo punto do la parola alla professoressa Paola Trabalsini, che è professoressa associata presso il Dipartimento di Scienze Umane dell'Università LUMSA, insegna antropologia pedagogica Montessori, storia della pedagogia e coordina anche i tirocini nelle strutture educative montessoriane. Ha lavorato dal 1999 al 2014 presso Opera Nazionale Montessori e dal 2003 al 2010 ha fatto parte dell'Istituto Superiore Montessori di Ricerca e Formazione. Dal 2013 è componente del Centro Studi Augusto Scocchera. I suoi ambiti di ricerca sono connessi con lo studio del pensiero montessoriano. Ovviamente ha scritto numerosissimi volumi e articoli, io cito solo per brevità di tempo: Il destino di Maria Montessori, promozioni, rielaborazioni, censure, opposizioni al metodo. Un altro è Sensi, immaginazione, intelletto in Maria Montessori, dimensione estetica ed espressione di sé. E infine cito Maria Montessori tra scienza, spiritualità e azione sociale, scritto con Giacomo Cives. Lascio la parola alla professoressa Trabalsini. Grazie, buongiorno, grazie Gabriella per la presentazione. In linea con il professor Negri, anch'io mi occupo di riviste. Le riviste di cui mi occupo sono le riviste montessoriane, pubblicate dal 1927 al 1934. Un altro membro dell'unità di LUMSA, il professor Schirripa, si occupa di un'altra rivista montessoriana, The Call of Education, pubblicata nel 1924-1925, e il video che potete vedere del professor Schirripa tratta appunto proprio lo spoglio di questa rivista. Le riviste montessoriane perché sono interessanti? Perché ci danno il senso della voce del movimento Montessori in Italia. Il periodo da me preso in considerazione, come ho detto, è 27-34 e le riviste sono quattro. L'idea Montessori, pubblicata dal 1927 al 1929, la rivista Montessori, periodico mensile del 1931, la terza è Montessori, periodico bimestrale 1932, e l'ultima rivista ha come titolo Opera Montessori e si riferisce al 1933, è pubblicato un solo numero, e 1934, quando sono pubblicati quattro numeri.
Le riviste sono l'organo dell'ente Opera Montessori, istituito nel 1924 con regio decreto, e sono tutte dirette da Montessori, eccetto l'ultima. Quindi dal 1933 Montessori non dirige più le riviste che portano il suo nome. Che cosa accade nel 1933? Montessori si dimette dall'ente Opera Montessori. Per divergenze in merito alla gestione dell'ente con quello che è divenuto il nuovo presidente, Emilio Bodrero, membro del Partito Nazionale Fascista, vice presidente della Camera. Fino al 1930 presidente dell'ente era stata Giovanni Gentile, nel 1931 diventa Bodrero, ma con Bodrero Montessori ha una serie di problemi in merito appunto alla gestione dell'ente e anche alla gestione della Regia Scuola di Metodo, per cui si dimette e nel 1934 lascia l'Italia. Le riviste, quindi, abbiamo detto, rappresentano, le riviste montessoriane nel panorama pedagogico italiano, la voce del movimento Montessori. È una voce, a dir il vero, un po' in affanno, che a livello nazionale è alla ricerca di uno spazio che a livello internazionale appare già acquisito. Testimonianza di questa voce un po' in affanno è data dal fatto che le riviste hanno vita breve, solo l'idea Montessori si dipana nell'arco di 2 anni. Montessori 1931, un solo anno, soltanto 6 numeri. Quindi vita breve ed una vita che si dipana tra difficoltà economiche e poi il progressivo isolamento di Montessori, che abbiamo detto poi nel 1934. Lascia l'Italia per tornarvi nel 1947. Quindi le riviste sono interessanti sotto molteplici aspetti, anche perché dimostrano il tentativo di Montessori tra gli anni 20 e i primi anni 30 di aprire un dialogo con le forze politiche, culturali e religiose italiane. Perché? Perché vuole lavorare in Italia e quindi è impegnata a crearsi uno spazio e quindi va alla mediazione. Abbiamo detto con le forze politiche, culturali e religiose, una mediazione, un compromesso che sembrano reggere negli anni 20, ma che naufragano a partire dal 1932. Montessori poi, dopo la conferenza, la pace e l'educazione sarà sottoposta alla sorveglianza anche della polizia fascista e quindi il compromesso naufraga e abbiamo detto nel 1934 Montessori lascia l'Italia, rientrerà nel 1947. Guardo alle riviste montessoriane in questa occasione in relazione proprio alla mappatura. E in relazione a questo aspetto, le riviste montessoriane hanno ognuna una sua specificità. L'idea Montessori, abbiamo detto, inizia le sue pubblicazioni nel maggio-giugno del 27 e le termina nell'agosto del 29. Finalità della rivista è seguire e documentare la sperimentazione triennale autorizzata dal governo per l'applicazione della differenziazione didattica Montessori nella scuola materna e nei primi 3 anni della scuola elementare. Quindi, dall'anno scolastico 26-27 si avvia una sperimentazione volta all'applicazione appunto del metodo nella scuola materna e nella scuola primaria, autorizzata dal governo. La sperimentazione è seguita dall'idea Montessori attraverso una serie di articoli di insegnanti e direttrici didattiche che descrivono appunto il lavoro che stanno facendo, un lavoro che le entusiasma, desiderose di applicare quanto hanno appreso nel corso del 1926 che si è svolto, e qui mi richiamo al professor Negri, presso la Società Umanitaria a Milano. Nel 26 la Società Umanitaria di Milano organizza un corso per la formazione di insegnanti di casa dei bambini e uno per la formazione di insegnanti di scuola elementare. L'ultimo si era svolto nel 1914, per cui la ripresa degli anni 20, la ripresa del Montessori negli anni 20 avviene attraverso il corso del 26 all'umanitario. In questi resoconti emerge però talvolta anche la difficoltà a portare avanti la sperimentazione. Perché? Perché i materiali Montessori arrivano in ritardo, talvolta anche quasi alla metà dell'anno, e quindi le insegnanti esprimono il loro dispiacere nel non poter applicare appieno quanto appreso durante il corso all'umanitario. Gli articoli riguardano le relazioni, ad esempio, dell'insegnante della scuola elementare di Pesaro, piuttosto che di Belgioioso, in provincia di Pavia, o di Isola Liri, in provincia di Frosinone.
Ci sono anche resoconti degli incontri annuali ai quali partecipano le insegnanti coinvolte nella sperimentazione. A proporre questi incontri annuali, ad esempio, l'ispettore Bianchesi per la circoscrizione di Pavia. Negli ultimi numeri dell'Idea Montessori sono presenti i timori delle insegnanti che, giunte all'ultimo anno della sperimentazione, l'anno scolastico 28-29, devono affrontare gli esami di terza elementare con i bambini. E la preoccupazione qual è? Che loro hanno applicato la differenziazione didattica Montessori, ma poi l'esame si terrà secondo il metodo tradizionale. E quindi sono un po' preoccupate di questa disparità. Dai resoconti successivi allo svolgimento degli esami sembra che questi siano andati bene, ma la rivista non segue ulteriormente il lavoro dell'insegnante perché? Perché la rivista chiude nell'agosto del 1929, l'ultimo numero è veramente estremamente sottile e denso di pubblicità a testimoniare che vi era una difficoltà economica nel sostenere il proseguo del lavoro della rivista. Ipotizziamo però che la sperimentazione sia andata bene. L'ipotesi da che cosa ci deriva? Ci deriva da un lato dalle testimonianze degli insegnanti, dall'altro dallo studio della successiva rivista Montessori 1931, che nel numero di maggio-giugno presenta un censimento delle scuole Montessori in Italia, suddivise per regioni. Ed emerge, studiando questo censimento, che nel 1931 sono aperte prime classi Montessori nelle scuole elementari. Quindi, se la sperimentazione non avesse avuto un esito positivo, probabilmente nel 1931 noi non avremmo avuto l'apertura di scuole elementari Montessori con prime Montessori. Il censimento che cosa riguarda? Allora, riguarda sia le scuole che adottano totalmente il metodo Montessori, sia quelle che lo adottano parzialmente. Quindi la rivista fa una distinzione nel 1931: scuole che adottano completamente il metodo e scuole che lo adottano solo parzialmente. Non sono esplicitati i criteri sulla base dei quali viene fatta la distinzione, ma è interessante che la rivista faccia questa distinzione, una distinzione che ancora oggi ci vede tante volte affannati, scuole totalmente Montessori, scuole di indirizzo Montessori. Ecco, sembrerebbe dalla rivista che il problema già esistesse allora. Quindi il numero che ci viene presentato è totale, è complessivo. Facciamo un esempio: Lombardia, Milano, 12 case dei bambini risultano nel 31, di cui 6 adottano totalmente il metodo Montessori, 6 soltanto parzialmente. Oltre le 12 vi sono altre 30 istituzioni educative tra case dei bambini e scuole elementari in altri comuni della regione. Su un totale di 52 istituzioni educative, 12 applicano totalmente il metodo Montessori e 33 parzialmente. Emilia-Romagna, a Bologna abbiamo 4 istituzioni educative. Dal censimento non è chiaro se siano case dei bambini o scuole elementari, probabilmente una è una casa dei bambini, tutte e 4 adottano totalmente il metodo. Vi sono altre 11 istituzioni educative, su un totale di 15, tutte adottano il metodo in maniera totale. La Sicilia, prima si faceva il caso di Messina, sono andata a controllare. Nel 1931 risulterebbe esserci una casa dei bambini a Messina. Vi sono, due istituzioni educative a Palermo, di cui una adotta il metodo parzialmente e una totalmente. Su un totale di 22 istituzioni educative, 17 lo adottano totalmente e 5 parzialmente. Quindi i dati del 31 sono anche alti perché all'interno noi abbiamo le due tipologie appunto di scuole. In Basilicata ne abbiamo soltanto una, il censimento è interessante perché poi sono anche indicate le scuole in Abruzzo, in Calabria, in Sardegna. E per quanto riguarda il Lazio, che non cito, mancano tutte quelle di Roma. È un motivo per il quale non ho citato il Lazio. Al termine del censimento, un'altra nota che ci interessa anche rispetto al presente. La rivista fa una raccomandazione ai provveditori. La raccomandazione è la seguente: che per garantire l'applicazione del metodo siano incaricate dell'insegnamento maestre fornite del titolo speciale. Quindi, in quel 1931, la rivista sollecita i provveditori
a dare incarichi su posto Montessori ad insegnanti che hanno conseguito la differenziazione didattica frequentando i corsi. E sono i corsi dell'Umanitaria del 26 ed è il corso internazionale del 1931 a Roma. E la rivista Montessori del 1931 ha la finalità proprio di seguire i lavori del corso internazionale. Dunque, il sostegno che il governo dà a Montessori fino al 1931-32 sembra dare i suoi frutti in termini di diffusione di scuole, pur tenendo conto della differenziazione, totale applicazione del metodo, parziale applicazione del metodo. Nella rivista Opera Montessori del 33-34 molto più spazio viene dato alla diffusione di scuole a livello internazionale, aprono case di bambini presso gli istituti italiani di cultura. In conclusione, lo studio delle riviste si sta rivelando molto interessante sotto varie dimensioni. Io mi sono soffermata sulle principali, non ultime. L'ampliamento dei principi educativi montessoriani alla fascia 0-3 e contemporaneamente alla scuola dell'adolescente. Le riviste incominciano anche ad ospitare cenni all'avvio del percorso Montessori per l'adolescente. Grazie. Grazie alla professoressa Trabalzini per questo intervento. Io non commento i diversi interventi, ma farò una conclusione complessiva finale per ragioni di tempo. Adesso do la parola invece alla professoressa Tiziana Pirone, che è la nostra principal investigator di questo progetto. È professoressa ordinaria di storia della pedagogia presso il Dipartimento di Scienze dell'Educazione dell'Università di Bologna e coordina il dottorato in scienze pedagogiche. È stata presidente del Centro Italiano di Ricerca Storico-Educativa. Si è occupata e si occupa di servizi educativi per l'infanzia, di Maria Montessori, delle sue allieve, di educazione femminile, della figura dell'insegnante nella pedagogia del Novecento. Anche lei ha scritto numerosissime pubblicazioni e quindi ne cito solo alcune. Roberto Ardigò, il positivismo e l'identità pedagogica del nuovo Stato unitario, percorsi di pedagogia al femminile dall'Unità d'Italia al secondo dopoguerra, e poi femminismo ed educazione in età giolittiana, conflitti e sfide della modernità. Lascio la parola alla professoressa Pironi. Bene, buongiorno a tutti. Anch'io sottolineo come i colleghi l'importanza per il nostro progetto di ricerca, l'importanza dell'analisi delle riviste e in questa mattinata proprio rivolta a un'indagine di tipo storico, io mi soffermerò su quello, sui dati rilevati da Vita dell'Infanzia, rivista fondata dall'Opera Montessori, e ancora oggi è una rivista esistente, nata nel 1952. Detto questo, ricordo che l'Unità di Bologna focalizza l'indagine sulle reti di relazioni, ovvero sui rapporti intrattenuti da Maria Montessori con istituzioni, personalità in campo laico e religioso, nel loro mutare nel tempo, proprio al fine di individuare il peso relativo alla diffusione del suo metodo. Per il secondo dopoguerra, le ricerche di Fulvio De Giorgi e di Manuela Gallerani, di cui trovate una sintesi nei video presentati, hanno evidenziato la forte riserva espressa dalla pedagogia accademica. Per l'area cattolica, come rileva De Giorgi, in particolare l'ostilità è manifestata principalmente da Aldo Agazzi e che favorisce l'egemonia del metodo agazziano. Però non mancano neppure le riserve di buona parte della pedagogia laica, riserve che hanno avuto una loro influenza soprattutto sulla nascita delle scuole d'infanzia comunali. Anche i dati rilevati su Vita dell'Infanzia, a cui ricordo il prezioso apporto del nostro assegnista Gabriele Brancaleoni, che ha rilevato i dati sulla rivista, ecco, questa rivista, anche dai dati presenti in questa rivista, è possibile rendersi conto di come la diffusione del metodo Montessori
nelle diverse realtà italiane non sia avvenuta tramite il canale della pedagogia accademica. E a fronte delle diffidenze del mondo universitario nella seconda metà del Novecento, che pure si riscontra anche da parte degli amministratori locali, dobbiamo riconoscere come la diffusione della pedagogia montessoriana proceda tramite una ragnatela di rapporti, potremmo dire, grazie all'attività delle sue principali allieve, di Maria Montessori, tra cui notiamo Sorge, Giuliana Sorge, Antonietta Paolini, Teresa Marchetti, Grazia Onecker, che operano attraverso i centri di formazione, l'Opera, il Centro Studi Pedagogici di Perugia, poi a partire dal 61 il Centro Nascita Montessori e il Centro Internazionale di Bergamo. E instaurano in particolare rapporti col mondo dell'associazionismo, in particolare femminile, tra cui si nota la presenza del Soroptimist. Così pure fra gli enti promotori di corsi e iniziative troviamo spesso l'OMEP, la più antica e grande organizzazione internazionale non governativa che dal 1948 si occupa di tutti gli aspetti relativi all'educazione prescolare e alla cura dell'infanzia. Da notare che anche i nomi degli esponenti del mondo politico che ricorrono più spesso in apertura ad eventi e corsi stessi sono quelli di Maria Ria Rovino e di Salvatore Valitutti, entrambi politicamente orientati, ma non esposti a battaglie di schieramento. Sono aspetti, quelli delle politiche ministeriali, che saranno da approfondire, anche tenendo conto di una figura come quella di Aldo Moro, che era un filo montessoriano. Ora chiedo ad Andrea Mangiatordi, di mostrare i grafici, elaborati relativi alla presenza di corsi ed eventi, sulla pedagogia montessoriana, che abbiamo ricavato sulla rivista, che abbiamo suddiviso per quinquenni, appunto dal 52 al 90, in cui risulta una diffusione più marcata nelle province, in qualche modo in cui si afferma la presenza storica delle allieve e dei centri di formazione. Vediamo se Andrea, vediamo. Ecco benissimo, e voi vedete da questa cartina come le province interessate siano quelle di ovviamente Roma, Bergamo, Milano, Torino nel 54-58, quindi voi potete notare una fluttuazione numerica arrivando fino al 93, e, in cui ecco, diciamo dall'84 all'88, se voi vedete, abbiamo la presenza del Sud, Bari, Lecce, ovviamente Messina. Dato significativo, io credo che sia molto significativo questo dato, ovvero una sede pedagogica come Firenze. Una sede di pedagogia laica, no? Che favorisce la diffusione dell'attivismo giuliano nel secondo dopoguerra e anche la diffusione del movimento di cooperazione educativa. Ecco, qui il montessorismo ha incontrato scarsa audience. Potremmo dire, essendo stato ritenuto un modello essenzialmente individualistico. Ma anche da parte dell'ente locale, gestito a lungo da maggioranze di un cattolicesimo progressista di orientamento sociale, non sono mancate diffidenze nei confronti della pedagogia montessoriana, su cui gravava il sospetto massonico e teosofico. In breve, è conseguente, ma anche da problematicizzare a dovere, la scarsa presenza di eventi montessoriani nell'area fiorentina. Inoltre, sempre nel secondo, per questo periodo, lungo periodo analizzato, su Vita dell'Infanzia viene menzionata a Firenze una sola casa dei bambini su un totale di quattro in tutta la Toscana. Un discorso abbastanza simile vale anche per Bologna, altra importante sede accademica laica, in cui si contano sei case dei bambini dal 60 al 68, da tener conto che questo è il periodo in cui Roberto Mazzetti, noto estimatore della pedagogia montessoriana, è consulente psicopedagogico per le scuole dell'infanzia
presso l'assessorato del comune, alla pubblica istruzione del comune di Bologna. Questo, devo dire, a fronte di 22 scuole dell'infanzia in Emilia-Romagna. Ecco, si tratta di un dato ovviamente che pone degli interrogativi. Perché soprattutto se comparato con quello di regioni in cui che risultano in cima alla classifica, con ad esempio il Lazio 35 scuole, la Lombardia 33, a fronte di una tradizione avviatasi con l'umanitaria che ha avuto un suo peso. Abbiamo 23 scuole nel Torinese in cui spicca la Casa dei Bambini della Fiat istituita nel 58, quella Olivetti di Ivrea nel 59. È molto interessante e da approfondire sulle fonti locali il dato di Messina del decennio 55-65 in cui risultano 12 scuole. Va notato che anche il Veneto e in particolare una sede accademica come quella di Padova non risulta, almeno dalla rivista, che ci siano dati relativi ad eventi e a scuole montessoriane. Ovviamente si tratta di questi dati ricavati su Vita dell'infanzia, soprattutto relativi alle scuole, sono dati da tenere in considerazione come dati provvisori, che assumono un valore puramente indicativo, potremmo dire indiziario, che vanno convalidati ovviamente e integrati con indagini sulle fonti locali, gli annuari statistici, in modo da ottenere un quadro preciso, dettagliato della fluttuazione numerica, della persistenza, della collocazione geografica, considerata nei suoi diversi momenti storici, proprio quale spia delle alterne fortune del montessorismo. Fortune, sì, alterne fortune legate ovviamente anche alla variabilità delle maggioranze e minoranze politiche e anche al loro interno a quella di singole personalità che vanno ovviamente identificate con precisione. Quindi sarà un lavoro notevole per il prossimo anno di PRIN, anzi abbiamo ancora un anno e mezzo. Bene, io ho concluso la mia presentazione, vi ringrazio. Grazie mille alla professoressa Tiziana Pironi e a questo punto do la parola alla professoressa Francesca Zaninelli, che è professoressa presso il Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione Riccardo Massa, dove insegna Pedagogia Generale. Le sue tematiche di ricerca si sono focalizzate sul tema dei modelli di relazione e di progettazione educativa nei servizi per l'infanzia, sulla relazione fra servizi e famiglie e sull'interculturalità. Ha scritto numerosi articoli e volumi, io cito solo Pedagogia infanzia, questioni educative nei servizi, continuità educativa e complessità 06, riflessioni di pedagogia dell'infanzia. E sperimentando servizi educativi 06, ricerca e formazione a Parma. Lascio la parola quindi alla professoressa Zaninelli. Grazie Gabriella, buongiorno a tutti, grazie di questa introduzione. Io chiederei a Andrea Mangiatordi se per cortesia poi può proiettare le slide. Allora, io come è stato anticipato prima cercherò di ripercorrere quelli che sono i filoni tematici, gli ambiti e le suggestioni che ho individuato nell'opera e negli scritti di Maria Montessori, ritenuti importanti per approfondirne l'attualità interculturale, quindi per ripensare i contesti educativi e scolastici eterogenei di oggi. Questo mio ripercorrere i filoni tematici inizia leggendo insieme a voi quella che è stata l'inizio, l'avvio della relazione che Maria Montessori tenne nel 1949 all'ottavo congresso internazionale che si tenne a Sanremo, dal tema La formazione dell'uomo nella ricostruzione mondiale. Ecco, Maria Montessori inizia la sua relazione dicendo questo: la mia vita è stata spesa nella ricerca dello sviluppo umano, ho scrutato la natura dell'essere umano dalle sue origini, studiando i bambini sia in Occidente che in Oriente. Ho visto che per quanto riguarda il bambino, tutta l'umanità è uguale.
Tutti i bambini parlano più o meno alla stessa età, senza differenza di razza o di condizioni sociali. Anche nel campo psichico sono tutti simili. I bambini costruiscono la loro personalità prendendo dall'ambiente il linguaggio, le abitudini e le caratteristiche non solo della razza, non solo della nazione, ma persino della regione particolare in cui si sviluppano. L'infanzia si costruisce con quello che trova nel suo ambiente. Ecco, da queste parole possiamo già evincere alcune categorie centrali e fondamentali del discorso interculturale e pedagogico in generale, che sono differenza, uguaglianza e quindi anche identità. Tematizzare l'individualità anche in termini di differenziazione è una tensione sempre presente nel pensiero e nell'opera di Montessori, che si concretizza, come qui dice alla fine dell'intervento, nell'attenzione e nel riconoscimento dell'ambiente, di un ambiente preparato, di un ambiente pensato dall'adulto a misura di ogni bambino, con materiali per cui tutti possono imparare secondo i propri tempi e i propri modi, quindi che rispondono a esigenze individuali, qualunque sia la loro provenienza, il momento di sviluppo in cui si trovano e lo stato d'animo. Quindi materiali che superano, potremmo dire, il condizionamento delle appartenenze culturali e anche di genere e che sono proprio pensati al fine di far emergere le risorse personali. Quindi dalle opere di Montessori possiamo desumere che l'individualizzazione dell'insegnamento è la strada maestra dell'integrazione e dell'accoglienza di tutti i bambini e quindi di una pedagogia e un'idea di pedagogia e di educazione che include culture diverse, bambini quindi, come direbbe Montessori, tra loro uguali per sviluppo, ma diversi per ambiente e per storia. Quindi questo è un po' il presupposto pedagogico che porta a costruire contesti eterogenei, strutturalmente inclusivi. E sempre Montessori, alla fine della relazione nel 49, ebbe a dire: anziché cercare di eliminare le differenze tra gli uomini, ogni cura dovrebbe essere rivolta a coltivare ciò che vi è di comune tra loro. Ripeto, la mia lunga esperienza sui bambini di razze diverse, di religioni diverse, di diversi strati sociali, mi hanno convinto che il bambino obbedisce nel suo sviluppo a leggi naturali di crescita uguali per tutti. Ecco, l'esperienza a cui si richiama Montessori è quella già richiamata degli anni trascorsi in India, durante la quale ebbe modo di verificare ancora una volta quelli che sono i bisogni ricorrenti dello sviluppo umano, osservare quindi bambini diversi crescere insieme e trovare quei caratteri unitari, essenziali e comuni che poi sono alla base della sua pedagogia scientifica e la ragione forse per cui le sue scuole, le sue case dei bambini si sono diffuse in numerosissimi paesi, anche distanti tra loro, non solo geograficamente ma anche culturalmente. Ritorno sull'ambiente perché l'ambiente è cruciale nel metodo. L'ambiente in cui cresce il bambino è quello al quale si adatta. È un ambiente culturale in cui circola ed è presente anzitutto il linguaggio, come la stessa Montessori ha più volte evidenziato, la lingua madre e se possibile anche altre lingue. Nella scoperta del bambino, infatti, Maria Montessori scrive che il bambino, assorbendo dall'ambiente, si appropria del linguaggio come si appropria delle abitudini e dei costumi della gente in cui si trova a vivere e plasma da se stesso l'uomo futuro. Quindi è il processo di inculturazione che avviene attraverso anche la lingua parlata. Noi sappiamo bene che per Montessori il linguaggio crea grandi possibilità nell'ambiente e nello sviluppo infantile. Il linguaggio è da lei riconosciuto come elemento fondamentale della dimensione umana, sia individuale che sociale, è creato dall'uomo e mantenuto dal bambino nella sua dimensione individuale e culturale. Quindi, pedagogia interculturale, sappiamo bene quanto è centrale il legame tra lingua, cultura e identità. Allora, i pensieri sul possono tracciare di interesse nel pensiero montessoriano per costruire una riflessione sulla diversità linguistica nell'infanzia e l'accostamento ad altre lingue. Le rintracciamo in Educazione per un mondo nuovo, in cui scrive Montessori, anche quella che noi usiamo chiamare lingua materna non deriva in realtà dalla madre. Un bambino che nasce in un paese straniero di solito impara con grande facilità la lingua dell'ambiente, anche se i suoi genitori non arrivano mai a parlarla in modo corretto. Per quel che riguarda le lingue straniere, gli adulti talvolta non riescono neppure a percepire tutti i suoni e tantomeno a pronunciarli alla perfezione. Solo il bambino può parlare qualsiasi numero di lingue se sono usate nel suo ambiente alla nascita. E questo perché, come aveva già scritto nella scoperta del bambino, anche un altro fatto è stato registrato dai nostri metodi, e cioè che i bambini si interessano persino a parole straniere e le ricordano in modo sorprendente durante il tempo trascorso a riprodurle con l'alfabeto mobile. Ecco dunque il materiale, l'alfabeto mobile,
usato sia in italiano che anche in altre lingue, in un ambiente in cui le lingue sono modalità di comunicazione costante e naturale. Ecco, queste sono alcune delle caratteristiche di metodo delle scuole montessoriane, sia infanzia e primaria, in cui è consolidato un progetto bilingue. Nel particolare, la scuola di Via Palmieri a Milano, con la quale siamo in contatto, come la dirigente mi ha spiegato durante un primo colloquio, sono presenti bambini provenienti per nascita e per storia familiare da diversi paesi e per loro, come per tutti i bambini anche italofoni, attraverso una quotidianità condivisa tra due lingue naturalmente presenti grazie alla presenza di insegnanti madrelingue, vi è modo di vivere esperienze di contatto con valori e culture diverse dalla propria, aprendo la mente e rendendosi disponibile a conoscere. Quindi possiamo dire che il progetto bilingue nel metodo Montessori è occasione di apertura alle differenze e alle differenze culturali in particolare, favorendo l'integrazione di tutti i bambini. Ecco, dopo questo primo scambio con la dirigente della scuola di Via Palmieri, speriamo ci sia modo, la situazione ce lo consenta, di poter poi procedere con ulteriori contatti e osservazioni in contesto per poter rilevare episodi esplicativi di questo approccio alle lingue del metodo Montessori e del suo valore in termini interculturali anche per altri contesti scolastici ed educativi. Io vi ringrazio dell'attenzione. Grazie mille alla professoressa Zaninelli. A questo punto io do la parola al professor Andrea Bobbio, che è professore ordinario di Pedagogia Generale e Sociale presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell'Università della Val d'Aosta, che è occupato e si occupa principalmente di pedagogia dell'infanzia, di psicopedagogia con indirizzo analisi transazionale, di filosofia dell'educazione, anche di infanzia, di alfabetismo, di inclusione sociale, di diritti dei bambini, e inoltre di orizzonti della formazione umana nelle diverse età della vita. Ha scritto numerosissimi volumi e articoli, quindi per brevità di tempo posso citare solo I diritti sottili dei bambini, Gioco e infanzia, teorie e scenari educativi e infine Pedagogia dell'infanzia e cultura dell'educazione. Lascio la parola quindi al professor Bobbio. Grazie Gabriella, grazie per l'introduzione. Condivido velocemente lo schermo. E mi avvio alla presentazione. La riflessione è chiaramente sviluppata nell'ottica della pedagogia generale. E ha come arco diacronico quello che va dagli studi di Montessori fino al Regio Approach, che costituisce una parte di riflessione proposta nella nostra unità di ricerca dal professor Barbieri. La variabile spaziale in pedagogia è stata a lungo trascurata dall'analisi teorica ed quale empirica, soprattutto a causa del pregiudizio idealista, magistocentrico, che riduceva il processo educativo a un'immateriale e astratta relazione tra spiriti, quello dell'allievo e quello del maestro, senza alcun residuo di tipo corporeo, motorio e spaziale. Questa latenza, con l'eccezione della lezione attivistica, certamente, ha fatto sì che, come afferma Gennari, la ricerca sullo spazio e dell'idea di spazio in pedagogia rientrasse, quale non epifenomenico tassello, nell'ombra di una ben più vasta struttura modulare, costituita da tutte quelle zone d'ombra ossessivamente o forse programmaticamente trascurate dal discorso pedagogico contemporaneo. Il concetto di spazio ha così subito all'interno del rapporto che la pedagogia, scienza generale della formazione dell'uomo, intrattiene con la conoscenza, una sostanziale emarginazione. Purtuttavia, come ricorda Vannaiori, ogni evento educativamente significativo si inserisce sempre in uno spazio-luogo strutturato secondo intenzionalità pedagogica. Da ciò ne consegue che lo spazio costituisce un imprescindibile pretesto pedagogico, pretesto, che condiziona in modo latente ma essenziale e persistente i riti, le routine, le didattiche di quella scuola come edificio, situandoli in senso spaziale all'interno di un orizzonte semiotico, spesso al di fuori dell'apertata interpretativa
e di riprogettazione tanto degli educatori quanto degli educandi. Talvolta le scuole sono state edificate come tali, molte altre volte invece, specie per esigenze economiche o per la pressione demografica che imponeva la rapida costruzione di aule, costituiscono adattamenti di edifici preesistenti, pensiamo a ville storiche, ospedali, uffici. In questo caso l'intenzionalità pedagogica che li ha ispirati è molto più difficile da decifrare e da correggere, laddove soprattutto gli adattamenti si siano succeduti in modo incoerente ed estemporaneo. Per Montessori, Pizzigoni, più avanti Malaguzzi, la questione è differente. Per loro il rapporto pedagogia-architettura è strutturale, costitutivo, quasi ontologico. Secondo tali autori, il leitmotiv dell'architettura educatrice, per dirla con una espressione di Tiziana Pironi, è alla base della piena intenzionalità dell'azione formativa e quindi presuppone l'assoluta corrispondenza tra forme interne dell'autoeducazione, modello classico qui della Bildung, e i modelli esterni che permettono da un lato l'autoformazione nella libertà e dall'altro l'acquisizione di buone abitudini e di habitus mentali adeguati e in termini di civilizzazione degli istinti, di consegna alfabetica sicura e di piena umanizzazione. Processi questi ultimi che sono sorretti ad extra da un esoscheletro di cui lo spazio è il contenitore simbolico più esterno. L'attivismo ha sicuramente segnato una svolta in questa concezione cruciale attribuita allo spazio. Pensiamo a Wasmore che rispetto alla scuola di Vinetka scrive: gli edifici sono nuovi, puliti e ben areati, ben illuminati, piacevoli alla vista, confortevoli per chi li abita. Sono ben arredati di oggetti facilmente trasportabili. I locali, specialmente quelli riservati ai ragazzi piccoli, sono ornati come le loro case di fiori e di tendine e animati da uccelli e pesci rossi. Questa idea dei pesci rossi la ritroveremo poi anche in Maria Montessori, curiosamente. Una sensibilità di questo tipo la ritroviamo nella Pizzigoni, la quale propone la rinnovata, un caseggiato deve essere ben provvisto di spogliatoi, palestra ben arredata, portico aperto con pavimento battuto per marce, aule capaci, allietate da ampie finestre e porte dalle quali la luce può uscire, eccetera. Quindi, proprio nella prefigurazione dell'architettura della rinnovata possiamo già rinvenire un'intelligenza architettonica che, come argomenta Olga Rossi Cassottana, oltrepassa i dati generici di cubatura delle stanze, di suddivisione delle superfici, facendo intuire le finalità educative degli ambienti, la loro progettazione preposta alle molteplici potenzialità dei bambini. E veniamo allora agli indizi di questa attenzione allo spazio nella pedagogia montessoriana. Io, per estrema brevità e sintesi, ne ho rinvenuti essenzialmente 5. Intanto una prima dimensione è quella dell'interdipendenza, permeabilità tra interno ed esterno. Qui riprendiamo quanto diceva prima la Pizzigoni. Terreni in diretta comunicazione con la scuola. E quindi significa una permeabilità tra la dimensione formale e quella informale degli apprendimenti, tra la dimensione strutturata e invece la dimensione più libera. Secondo aspetto, un'attenzione alla macromotricità, agli spazi comuni e alla personalizzazione. Un vasto cortile coltivato a giardino, in cui ci fossero anche i possessori della terra, che sono i bambini dai 4 anni di età in su, che seminano, zappano ed innaffiano, ma anche contemplano la superficie del terreno, spiando il germogliare delle piante. Poi, e qui chiaramente è l'aspetto forse più conosciuto della pedagogia montessoriana, l'attenzione quasi ossessiva ai minimi particolari delle architetture educanti. La principale modificazione sugli arredamenti scolastici è l'abolizione dei banchi. Qui chiaramente rimando a quelle riflessioni che sono state fatte nel convegno precedente. E poi c'è la dimensione della personalizzazione, la libertà di accesso, di fruizione dei materiali. Egli potrà accomodarsi anziché sedersi al posto. E ciò sarà insieme
un segno di libertà ed un segno di educazione, un mezzo di educazione. E da ultimo abbiamo la rottura degli schemi orizzontali degli spazi e l'introduzione della verticalità, quindi piace ricordare l'idea della scala tonda, che rimanda veramente a questo bisogno del bambino motorio che non sta naturalmente dentro alle comode architetture orizzontali. L'approccio reggiano, e qui facciamo un bel salto, se possibile, è ancora più esplicito sul piano dell'organizzazione dello spazio, soprattutto nella progettazione di un costruttivismo spinto, centrato su un'idea fondamentale che è l'idea di contesto. E qui veniamo allora all'idea di Malaguzzi, che è un'idea che chiaramente spinge molto sulla dimensione architettonica. Occorre, scrive Malaguzzi, avere l'alleanza delle idee, ma anche dell'organizzazione del lavoro, a cominciare dall'ambiente, dalle aule, dai servizi dislocati a distanza e subito collegati con la grande piazza centrale, luogo di incontri, di giochi, di amicizie, attività a completamento di quelle di sezione. Vi vedete che l'idea ormai è assodata. La sezione, la classe chiusa non basta più. Il bambino ha bisogno di 100 linguaggi e quindi di 1000 spazi per esprimersi ed educarsi. La scuola di Malaguzzi, e qui vado a concludere, nei confronti della casa dei bambini, perlomeno nell'esperienza di San Lorenzo, che aveva come perimetro ideale il caseggiato quartiere, è uno spazio ancora più osmotico rispetto alla città. In camera da questa, la piazza inverte il rapporto figura-sfondo, portando in primo piano gli elementi tradizionalmente nascosti, pensiamo alla lavanderia, la cucina, sancendo anche simbolicamente una piena simmetria tra spazio educativo e spazio educazionale. In definitiva, l'organizzazione dello spazio è un'organizzazione potente, persistente, che organizza l'esperienza educativa in una cronologia di tempo molto, molto estesa. Le sue immagini, come l'immagine di alunno e di bambino, fanno parte importante del curriculum, soprattutto nella dimensione implicita. E allora ci dobbiamo sempre chiedere quale immagine di bambino e quale immagine funzionale ha uno spazio. Qui mi piace ritrovare queste tre immagini, il Bobur, l'idea di fabbrica, la scuola come fabbrica della cultura, l'idea di serra, il vivaio di relazioni umane, qui Catherine Reed, e da ultimo una scuola, quella progettata dall'architetto Andis, che fa parte di una corrente, che è quella di una corrente organica, e nel quale l'idea della scuola è l'idea di un villaggio. Sono tre idee che non sono assolutamente equivalenti le une con le altre. Grazie dell'attenzione. Grazie mille al professor Bobbio per questo intervento conclusivo che, come vedete, ci ha permesso di arrivare fino all'attualità e fino a un discorso tra Montessori e approccio di Reggio Emilia. A questo punto mi sento di provare a proporvi qualche piccola riflessione finale che io ho in questo momento appuntato mentre vi ascoltavo, per poi lasciare qualche minuto alle domande. Mi sembra che questo panel storico ci abbia mostrato prima di tutto l'importanza della problematizzazione dei dati storici. Questo è emerso in maniera esplicita e l'ha pronunciata questa parola la professoressa Pironi. Noi ci poniamo di fronte alle evidenze storiche con atteggiamento problematizzante. Proprio per questo questi dati poi ci possono offrire degli spunti molto fertili su nodi concettuali che sono utili per l'oggi. Così come sempre la professoressa Pironi ha parlato di paradigma indiziario, di atteggiamento indiziario come imprescindibile nell'interpretazione dei dati e come un paradigma che, aggiungo io, si rivela fondamentale nel leggere
appunto la storia di eventi, di relazioni nel formulare ipotesi e nel provare a trovare l'intreccio tra la storia e l'attualità. In particolare mi sembra che questi interventi ci mostrino e suscitino delle riflessioni molto interessanti in merito ad alcuni nodi cruciali, in merito al ruolo delle insegnanti, all'immagine del bambino e anche al ruolo svolto dalle scuole, diciamo così, dalle scuole intese come istituzioni locali. Per quanto riguarda l'immagine del bambino, abbiamo potuto vedere come il bambino nella pedagogia montessoriana è percepito come soggetto di diritti. L'abbiamo visto nell'intervento del professor Negri, l'abbiamo rivisto nell'intervento del professor Bobbio in maniera diversa, proprio perché quello del professor Bobbio si riferiva quasi all'oggi. Questa immagine di bambino come soggetto di diritti è un elemento innovativo della pedagogia montessoriana che evidentemente si sposava anche con altre pensieri e riflessioni, per esempio con quelle dell'umanitaria all'inizio del Novecento, però rappresenta una grande originalità e innovazione. Ricordiamoci che è un'istanza non così scontata anche nell'attualità. E quindi ancora urgente. Non è così facile che noi adulti percepiamo il bambino come soggetto di diritti. Al tempo stesso, questi interventi ci hanno mostrato un'immagine di bambino che è collocato al centro di una forte tensione tra individualità, differenziazione, riflessione più generale. Questo è emerso in maniera molto chiara dalle parole della professoressa Zaninelli. E anche un bambino che è al centro di un curriculum esplicito e di un curriculum implicito, di cui però l'insegnante ha piena consapevolezza. Mi sembra evidente sia dalle parole del professor Bobbio sia da quelle della professoressa Zaninelli. La professoressa Trabalzini ci ha anche ricordato che il bambino è al centro di ipotesi interpretative, di una riflessione accurata. Quando si trova all'interno di un progetto di estensione del modello, perché la progressiva estensione di un modello, come è successo per il modello montessoriano, avviene con attenzione alle specificità e avviene con attenzione alle continuità e alle discontinuità presenti nella crescita. Questa dimensione della continuità e della discontinuità, fra l'altro, è una dimensione molto attuale. E che abbiamo, ripeto, ritrovato sia nelle parole della professoressa Trabalzini, sia poi anche nelle parole della professoressa Zaninelli. Per quanto riguarda invece le insegnanti, mi sembra che emergano come le grandi protagoniste da questi interventi del panel storico. Il panel ci ha mostrato come la diffusione di un metodo avvenga grazie alle relazioni fra le persone, alle relazioni fra chi progetta questo metodo, la Montessori, le allieve più strette, ma anche le relazioni con chi poi va ad applicarlo con le allieve. A questo proposito, mi sento di ricordare l'importanza di chi poi porta il metodo all'interno di contesti differenti e mi è venuto in mente il concetto di transfer culturel, che propone Michele Spagna, cioè quel concetto per cui ciascuna insegnante o comunque ciascuna allieva, ciascuna ricercatrice importa un determinato metodo in un altro contesto, ne consente la diffusione e al tempo stesso però lo reinterpreta. Lo vediamo, l'abbiamo visto molto chiaramente negli interventi della professoressa Trabalzini e della professoressa Pironi, che ci hanno parlato in maniera molto dettagliata della diffusione di questo metodo. O anche nell'incontro tra Osimo e la Montessori, e quindi tra la società umanitaria e la Montessori, di cui ci ha parlato il professor Negri, sottolineando la forte convergenza di sentire. Mi sembra che tutti gli interventi abbiano messo in luce un aspetto molto importante del ruolo delle insegnanti, cioè il fatto che le insegnanti vengono percepite dalla Montessori
come all'interno di un laboratorio sperimentale. Gli insegnanti sperimentano, e questo appare evidente da quanto ci ha detto la professoressa Trabalzini, ma anche dagli interventi della professoressa Pironi, del professor Negri, del professor Bobbio, della professoressa Zaninelli. Esiste cioè nel ruolo e nel profilo professionale dell'insegnante una forte dimensione di sperimentazione. È l'insegnante che sperimenta, è l'insegnante che è formato e poi va a mettere in atto un metodo, lo diffonde, ma anche lo declina a seconda del contesto. Quindi il ruolo attivo delle insegnanti, che emerge anche come interlocutrici dei rappresentanti ministeriali o dei provveditori. Abbiamo visto di insegnanti che su queste riviste segnalano criticità, segnalano istanze, quindi sono delle insegnanti molto impegnate, molto vivaci. Mi sembra che siano vivaci anche nella loro intenzionalità pedagogica e dell'intenzionalità pedagogica dell'insegnante hanno parlato un po' tutti i nostri relatori. Un'intenzionalità che si esplica nel partecipare ai dibattiti sulle riviste. Nel progettare interventi anche inclusivi, nell'abitare lo spazio nelle sue dimensioni concrete, ma anche nelle sue dimensioni simboliche. E quindi nell'attenzione anche alla permeabilità tra apprendimenti formali e informali, come ci ha ricordato il professor Bobbio. Ne emerge quindi il ruolo cruciale della formazione come percorso vitale per un insegnante o per una futura insegnante. È un percorso che permette di intrecciare relazioni significative, permette di misurare la teoria con la concretezza del metodo e rispetto ai riconoscimenti e alla vitalità dei percorsi di formazione, la professoressa Trabalzini ci ha segnalato quanti dati emergono almeno fino al 1931 ed è evidente come la formazione montessoriana voglia creare insegnanti che siano progettuali, che sappiano riflettere e che per molti aspetti ed elementi siano simili a quanto appare oggi nel profilo professionale dei nostri corsi di studio. Insegnanti quindi che sappiano anche della consapevolezza, per esempio, dell'intreccio tra spazio educativo e spazio educazionale, che sappiano documentare, che sappiano proporre il loro parere, la loro opinione, le criticità attraverso le pagine di riviste. E proprio sulle riviste mi sento di soffermarmi perché quanto ci è stato descritto rispetto all'analisi delle riviste ci dimostra l'importanza del dialogo fra teorie e sperimentazioni concrete nel territorio e anche questo ci deve far riflettere sulla fertilità di quanto accade nelle scuole oggi. Il territorio sperimenta e si sente anche di proporre riflessioni in merito a questo. Negli interventi, soprattutto della professoressa Pironi e della professoressa Trabalzini, emerge anche l'importanza della relazione tra le indicazioni politiche e le declinazioni locali, quindi l'importanza del dialogo tra centro e periferia. La periferia non è una passiva esecutrice di indicazioni, ma è un luogo di vivacità culturali e questo immagino che possa essere uno spunto interessante anche per l'oggi. Infine concludo su un'ultima riflessione che mi sembra emerga da tutti questi, interventi, l'intreccio complesso fra le diverse dimensioni, la dimensione politica, la dimensione accademica, la dimensione pedagogica, un intreccio complesso che ha un peso consistente nella diffusione di un metodo, nella vitalità o meno di questo metodo, nell'accoglienza di questo metodo.